andavamo a raccogliere le patate, no? Io portavo, e qui, le mani per levare l'erba, ho visto venisse un ciclone, la terra faceva così, via, per terra. Se vi piace, spugnata qui. Le bestie non lo sa se, quindi, ma si saranno spaventate. Oh, hanno sentito. Le galline, settembre hanno mangiato a metà aprile. Cioè non hanno mangiato per tutto il tempo? No, hanno mangiato, ma non hanno pedato più, hanno fatto l'uovo. Ah sì? Ma hanno mangiato. Pronti? Stamattina sono stato all'orto, ho cavato le patate, ho acquato i fagioli e poi... Ma vai avanti, no? Da te tempo. E poi dopo... Dopo? Sono ritornato giù qui. Ho camminato un po'. Ho camminato un po'. Cercare una donna non ci stia. Stamattina sono andato sulla vigna, no? Lo tengo più vicino. Ah, sì? Sì. Dato sulla vigna. Siccome che non piove più, l'uva soffre un pochetto, capito? La vita si avvilisce, no? Mm-hmm. E già siamo avviliti un po' anche noi. Allora è tutto un disastro. È tutto un avvilimento. Che vino fate? Che vino ci fate? Qui si fa il vino ciriciolo, vino bianco, vino rosso, vino secondo qualsiasi cosa che vuoi fare, via. Sì, ciao. Ecco maggio che è venuto, altre di che l'ho saputo, giù in quel piano, dove spiga l'orzo il grano, dove spiga l'orzarella. Ecco maggio viola bella, perché a maggio è meglio di l'altrimenti. Ma basta, no? Sarellegra anche il buco quando viene la primavera, se ne va col piede sotto all'ombra di una miniera, sotto all'ombra di un bel faggio. Corre aprile dentro maggio. Maggio è dentro, aprile e via. Buongiorno, questo che è alle mie spalle è il centro Scalabrini. Questo centro viene usato come ci sono tanti giochi dentro e viene usato anche per la chiesa. Sei uno scout? Sì. Da dove vieni? Io da Pode Tomiggio, proprietà di Matta. Fare la piega, ok. Tutte e quattro. Lei da dove viene? Da Como. Da Como. Da Como. Como. Da Como. Da Como. Da Venezia. Da Venezia. E come mai lei è qui? Per trovare i nonni. Abitano i nonni qui? Sì. Come si chiamano? Emilia e Peppe. Passiamo ad un'altra ragazza. Qui siamo nel campo di basket. Come vediamo ci sono tanti bambini che giocano. Andiamo a intervistare un altro bambino. Lei come si chiama? Giacomo. E da quanto è? Da molto che gioca a basket? Da tanto no. Si diverte a giocare? Sì. E si trova bene con questo nuovo istruttore? Sì. Li ha trovati bene questi canestri? Sì, un po'. Intervistiamo un altro bambino. Stefano, vieni qua. Ok. Come si chiama lei? Stefano.
Stefano, quando hai iniziato a giocare? Da poco tempo. Gli piace? Sì. E non vorrebbe mai smettere? Qualche volta. Ok. Beh. Intervistiamo un altro bambino. Come ti chiami? Francesco. E quanti anni hai? 9. Da quanto tempo giochi? Un anno. E ti piace? Un mese. Sì. Buongiorno! Ragazzi, vedi che... Come vedete, comunque i bambini si stanno divertendo con, anche se le loro case sono un po' ridotte, però comunque ormai stanno giocando là, poi alla sera giochiamo tutti qua, quindi speriamo che si rimetta presto e continuino a vivere sulle loro case. Ora Capodacqua, come vediamo, è molto distrutta. Anche lei ha subito molti danni. Ad esempio, il campanile non è rovinato, ma la chiesa sotto è rovinata. Come vediamo, molte strade sono state sbarrate e quindi non ci si può passare. Bisogna passare per altre strade. Qui, come vedete, ci sono tutte le cose che ci servono per farci divertire. Qui dove viviamo, in questo campo, c'era stata l'emergenza. Qui era tutto pieno di roulotte, però adesso hanno tolto le roulotte e hanno messo i container. Adesso direi, anche se non sono come le loro case, è uno bel spazio anche per i bambini, anche se non vengono qua, sono più vicini, però dovrebbero fare sempre un po' di strada. Però c'è anche là uno spazio grande per i bambini giocare, non ci saranno. Questa signorina davanti a noi è Paola Fancelli. Durante l'emergenza è stata capocampo con il dottor Martini. Lei come si sente ora? Adesso abbastanza bene. E dove ha dormito durante l'emergenza? In tenda. Cosa vuol dire capocampo? Allora, partendo dal fatto che il vero capocampo era Martini, il dottor Martini, e noi di Capodacqua gli abbiamo dato una mano. Il capocampo è quello che organizza e gestisce il campo durante l'emergenza. Visto che una persona sola era una cosa abbastanza complicata, lui poi è un medico, doveva fare il suo lavoro, quindi aveva bisogno di qualcuno del paese che desse una mano. E quindi ha chiesto a lei. Ora a me, a chiunque volesse dare una mano, e abbiamo dato. E tu hai detto di sì? Certamente. Ok. Vediamo quanti ne primmazzavo prima io, adesso no, tutti cacciano lui. Mazzavo 103, 70 l'anno, 80, 90, un anno 103. Così tante? Eh? E dopo le vendeva?
Sì, vedo. Sì? No, vedo, mi piace le bagname, dalle amici. Ah, ecco. Adesso non si ammazza niente. Una volta ho ammazzato 7 lepri. Di mattina. C'aveva una piantata. Poverine però. C'aveva una piantata. C'era una pianta tua cimicia, quella fragola. Ho un ombro con quella pianta. C'era lì. Ogni lepre che ammazzavo lo portavo su quella grossonata. Ce li ho portati 7. Mi hanno piata con la bestia, con il suo marito, lei. Io le valle, le messe una metà per valla, e mi dica sul vasto, e io ti piace 7 lepre. Tante. Adesso mi fanno compassione. Anche a me. Se no mi tarico io, li conservo. Sì. Però sarà meglio il figlio, però. I miei genitori erano più... Mio padre lavorava in miniera. Più talento, via. Miniera. Fatto, eh? Io andavo in scuola, andavo no. Ragazzi. Sì. Aspetta, avrebbe una fissa armonica. Quando ero ragazzo, avevo 14 anni, andavo a scuola a musica, a trombeta. Ma sono stato malapena un anno e poi lasciato via. Volevo prendere il clarino, ma fanculo. Una volta ho preso la fisarmonica, quella bocca. Mia madre diceva, vuoi la scuola musica? Ma quella bocca non ci vuole più. Ma lo so se non lo prendo. Quella bocca se non lo prendo. Non ce l'ho, ma lo so se no. La fisarmonica l'ho presa avevo 23 anni. Ora ne ho 72. Voi siete della Caritas. Thank you.